Siamo andati ragazzi su 60 Seconds Reatomized, che è da un po' che non lo faccio. Ogni tot riprendiamo a vedere se riesco a non far cagare in questa partita. Giorno 1, giorno ragazzi, tutto a posto? Italia! Cioè, nel senso che io in questo momento so così, quando sto registrando sto video. Ecco, aspetta. Stessa cosa. Siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Vabbè, solita roba, vabbè. Non mangia, non beve nessuno, andate a cagare. Quanto devo vincerla sta partita, maledizione. Io non vinco, io ho vinto a 60 seconds una volta con Pietro, cioè questa la dice tutta, quindi figuriamo. Questo che quello che facciamo oggi sarà il nostro domani. Sì, sì, Giuseppe Conte ha detto che dovete stare a casa. Qualcuno sta bussando con insistenza alla botola. Abbiamo paura di aprire, potrebbe essere una buona notizia. Apri! Pronto! Testimoni di Geova! Ci ha dato due bottiglie d'acqua, pazzesco! Era la promozione della Sant'Anna, fantastico. Team Erigena ha bisogno di esercizio fisico. Farli andare a correre fuori in una landa desolata sembra un po' azzardato, ma potrebbero invece giocare nel rifugio ad Acchiapparella. Ovviamente no, perché sennò rompete le bottiglie d'acqua. State fermi, mettetevi il culo attaccato a sta sedia, voglio. Allora! Fate schifo! Non c'è più spazio per le attività simili, esatto. Gioca a PlayStation, fai i jogging simulator, fai quello che vuoi, non lo so. Questo oggi mangiano tutti e bevono tutti, ragazzi. Speriamo non sia morto nessuno. Perfetto. Lo mangiate da 7 giorni, tutto a posto, raga. Acqua e cibo for everyone. E già tutte le provviste vanno a farsi benedire. Durante la notte abbiamo sentito i rumori sospetti per venire dietro la porta. Stamattina abbiamo aperto trovando lì una valigia in pelle. Non riporta né inizio né nome, ma siamo certi sia per noi. L'apriamo? Sì, tanto c'è il gatto. Il buon Sharikov, che da un botto che non vedo. Vediamo quanto mi dura nel rifugio. Non è Sharikov? What? Chi era, scusa? All'interno della valigia abbiamo tratto della zuppa, ma era scaduta da secoli. Non ci sentiamo molto bene, alcuni di noi hanno passato la mattinata in compagnia del secchio nell'angolo. Ma non è che vi siete ammalati, va ammazzo. No, a posto. Malattia, ok. Si è ammalato mio figlio perché ha solo annusato della zuppa, quindi a posto. Timmy, vai, come on. Cosa vuoi portare fuori? Cosa vuoi portarti? Niente, non ti porti niente perché non ho niente. Vai, vai a cercare cose. Torna vittorioso, figlio mio, forza. L'esercito sta venendo a prenderci, dobbiamo solo aspettare con pazienza. Questo lato della voce noiosa è stato molto chiaro su questo punto. I soccorsi stanno arrivando, vabbè. Tanto è da una vita che lo dicono. Sono arrivati una volta sola che ero con Pietro. Mi piano per il culo. Madonna, mio figlio non tornerà mai dalla landa desolata. Mai, è morto. Mio figlio è morto. È morto. C'è una percentuale bassissima. Salve! Però ho guadagnato uno scarafaggio. Porca vacca, ragazzi. Porca vacca. Deve tornare Timmy in tutto sto casino. Se no è un casino, ve lo dico già. Pronto? No, chi è che sta bussando alla porta? È casino. Qua... non so se ho già dato da bere. Un gruppo di dottori ha bussato alla porta chiedendo le provviste per rifornire i loro kit medici. Non abbiamo dubitato la loro buona fede, ma chi se ne frega? Andate a cagare! Dobbiamo sopravvivere, già c'è poca acqua! Morite! Mio figlio è morto, sono convinto. Che imbroglio è questo? Non sono nemmeno medici veri, non daremo un bel niente a questi furfanti. È esattamente quello che avrei detto io. Comunque, ricordatevi ragazzi, il cibo ogni 7 giorni. Quindi 7, 14, 21 è il prossimo. Invece per quanto riguarda l'acqua, ogni 3 teoricamente dovrebbe essere buono. Abbiamo pensato fosse una buona idea andare in superficie, ma appena prima di uscire due occhi animaleschi. Ah sì, questo c'è quella bestia fuori dalla porta. Non fate niente, chiudete la porta. A meno che non entri e non faccia un casino. Dubito. Timmy, tesoro, mi sei portato, bravo. L'atrio dell'albergo era in uno stato deplorevole, ma non siamo riusciti a trovare molte cose, a parte un boscaiolo molto peloso e decisamente morto. Nelle mani teneva ancora un'ascia. Ok. Teoricamente posso mandare qualcun altro in spedizione. Dovrebbe essere qualcun altro Mary Jane. No, scherzo, che è quella che fa più schifo in spedizione. Devo mandare il padre. Perché se non mando lui in spedizione non torna nessuno. Perché Mary Jane non l'ho mai vista tornare. Mai. Cioè, è veramente raro che torni. Quindi devo assolutamente mandar lui. Quindi vai con un'ascia. Torna e porta roba. Portale. Porta quello che vuoi. Giorno 18. Acqua everyone. Ne ho abbastanza di acqua ordinaria e in sapore. Pure. Ma ce ne ho contata. Eppure. Brama una tazza di caffè. Il vero caffè americano. Ma andate a cagare, acqua sporca. Quello non ti fa passare la stanchezza nemmeno se le bevi 5 tazze. Esatto. Ma dove lo troveremo nella landa desolata? Beh, il ristorante preferito di Dolores è... cioè, si trovava un paio di isolati da qua. Forse qualcuno dovrebbe intraprendere una missione per il caffè. Ma chi? Vai tu. Che cazzo ne so io. Era Dolores o era Mary Jane? No, Dolores. Ok, vai tu. Ammalati, chi se ne frega. Sta malata? No, a posto. Cos'hai trovato? Hai trovato il caffè?
Fantastico, abbiamo trovato una caraffa piena di caffè freddo. Il sapore è strano e non abbiamo né zucchero né latte, ma va bene così. È un miglioramento rispetto all'acqua. Diamo da mangiare a tutti? Un giorno prima? Ma sì, un giorno prima. Avete bevuto, non cagato muga. Lucidati di stivali, state la bandiera. L'esercito ha inviato un nuovo comunicato radio. Armiamoci di torce e rimaniamo pronti a segnalare la nostra presenza al loro velivolo. Questa sera perlusterà il quartiere. Se vedranno la luce della torcia sapranno dove trovarci. Minchia, veramente. Potrei rischiare di vincere. Vabbè. Pronto! Siete l'esercito? No, Vodafone! Ma come? Tutto stava andando come previsto, a un certo punto la torcia si è spenta, certo. Fortunatamente siamo riusciti a ripararla proprio quando l'aereo ha fatto la sua comparsa. Siamo quasi sicuri che il pilota ci abbia visti, ma vedremo se ci verranno a prendere. Timmy deve mangiare qualcosa, oggi o mai più. Ma ha mangiato ieri! È tornato il padre. Ti prego, dimmi che non sei ammalato, dimmi che non sei ammalato, dimmi che non sei ammalato. È ammalato, puttana merda. Però un sacco di acqua. È tornato sano e salvo. Più... robe! Micchia! Però mancano i kit, ragazzi. Allora, per la sopravvivenza ci sono. Mancano i kit medici perché il padre sta morendo e gli serve assolutamente. Bere e mangiare tutti, ragazzi. Bere e mangiare tutti, ricominciamo. Potrei mandare qualcuno fuori e qualcuno potrebbe essere Mary Jane solo per dare meno cibo agli altri, effettivamente, perché è tutto uno spreco di cibo e di acqua. Quindi io butterei qualcuno di fuori. Fatto per bene. Mio figlio ha qualche problema. Mio figlio è Richard HTT da piccolo, comunque. Qualcuno sta cercando di scassinare la botola. E non fate niente. Tanto potete difendervi anche da dentro. Pronto! Giorno 30. Cazzo! Raga, oddio. No. Vi prego, salvateci. Ci hanno rubato tutto. Non siamo riusciti a respingere gli aggressori. Hanno preso d'assalto il rifugio. Hanno avuto pietà di noi, ma non delle nostre provviste. Io non li ho respinti perché ho detto, vabbè, ma lasciala, puoi usare anche dopo mentre entrano. No. Mentre giocava nel rifugio, Cherico ha trovato una scatoletta di legno che era nascosta dietro alcuni mattoni smossi. Al suo interno c'erano alcuni cimeli inutili e una vecchia lattina di insetticida. Beh, a posto. Abbiamo un insetticida. Buon appetito, ragazzi. Ci hanno rubato tutto l'ultimo. Cioè, gli ultimi giorni. Secondo me stava arrivando veramente l'esercito. Non mi è mai successa sta roba. Che rubassero tutto. Abbiamo poche provviste. E beh, non ne avete. Non è che ne avete. Non ne avete più. Qui vicino c'è un piccolo gruppo di sopravvissuti. Vai. Corri. Corri dal gruppo di sopravvissuti. Vai. Tanto. Ciao. Siamo morti tutti. Morti tutti di fame, di sete, di cibo, tutto. Timmy è sparito. Va bene. Vabbè, siamo andati, abbiamo preso e siamo tornati. Siamo certi che il gruppo se la caverà con molta probabilità, sì, assolutamente. Abbiamo portato una valigetta da tutto sto casino. Tutti morti, 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 perché ci hanno rubato le provviste. Io voglio morire. Perché? Dai, quello scassina la porta, arrivi con l'ascia, vai via. E va via. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Ricordatevi, se qualcuno bussa alla porta, portate un'ascia, perché non si sa mai. Penso che questa fosse meno probabile dell'esercito, sta cosa che è successa. Non mi è mai successa. Che poi io avrei cliccato sì. Ho detto no, perché ho detto vabbè, ma l'ascia ce l'hai anche dentro il rifugio, quindi la usi se entra. Erano in 26. C'era tutto una crew. C'erano i gangster. E tutti sono entrati. Anche la Dark Polo Gang è entrata. Vabbè. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Schiacciate il tasto mi piace. E ci vediamo in un prossimo episodio dove vi farò rubare tutto. Bella, ragazzi.